person that you were has died. You've lost the sparkle in your eyes. You fell for life into its traps. Now you wanna bridge the gaps. Now you wanna bridge the gaps. Now you want that person back. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper e a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone, Acqua e Sapone. You're the star, you're the one, you're the star, you're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? La cucina italiana più acquistata nel mondo. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Dopo 40 anni di esperienza nelle strutture di cemento armato, oggi vi diamo il meglio dell'edilizia, con Costantini Costruzioni, tutto curato dal geometra Stefano Costantini. Costantini Costruzioni, via Genova 50, Silvi Marina.
Buonasera e come ogni giovedì bentornati all'appuntamento con Velo, la rubrica tutta dedicata al mondo delle due ruote e al mondo del ciclismo. Questa sera puntata numero 18. Siamo a metà della stagione e entriamo in clima Tour de France, ma non solo. Nel fine settimana ci sono stati i campionati nazionali, ne parleremo con la vittoria di Giovanni Visconti per l'Italia, ma anche delle altre vittorie negli altri paesi. Comincia il Tour de France sabato, ma domani comincia il Giro d'Italia donne, ne abbiamo parlato anche in qualche puntata fa, riguarderà l'Abruzzo, specialmente per la seconda tappa, quella di dopodomani, quindi in coincidenza con l'inizio del Tour de France. E poi scenderemo a casa nostra con una corsa che c'è stata e un'altra che ci prepareremo a vivere come al solito, con tanti ospiti che ci hanno raggiunto anche questa sera, ospiti come al solito di spessore. Passo subito a presentarli, partendo ovviamente da Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Ciao Jacopo e buonasera a tutti. Chi ha corso il campionato italiano è un corridore di casa nostra, di San Giovanni Teatino, Francesco Di Paolo dell'Acqua e Sapone Caffè Mocambo. Ciao. Buonasera a tutti. Giro donne, il sindaco di Pesco Costanzo, Pascolino Del Cimuto, buonasera e bentornato. Segretario regionale del CONI, Virginio Rapone, buonasera. Buonasera. Per parlare della Gran Fondo di Fara San Martino ci sono tornati a trovare Roberto Nanni e Michele Aruffo, buonasera e ben ritrovati. E poi ci proietteremo sulle corse che verranno e per farlo ce ne sarà una, la seconda edizione della Gran Fondo Colline del Sangro, l'assessore del comune di Atessa, Rocco Menna, buonasera. E poi Nicola Orfeo, il presidente del gruppo sportivo Tixania che organizza la manifestazione, buonasera. In tribuna altri due componenti del gruppo sportivo atessano, si tratta di Giuseppe Cirigliano e Camillo Fortunato, buonasera e benvenuti anche a voi. Allora, partiamo subito perché tanti, l'avete visto, tanti sono gli argomenti di cui ci occuperemo questa sera. Partiamo ovviamente con il Giro d'Italia donne. Comincia domani, c'è la prima tappa da Roma, si parte dalla capitale fino a Velletri. Dopodomani si arriva proprio nella nostra regione con partenza e arrivo a Pesco Costanzo, tappa di 91 chilometri. Io comincio subito a parlarne con il sindaco del comune aquilano Del Cimuto, perché ovviamente sindaco la vostra cittadina sarà sotto i riflettori, le più forti atlete del ciclismo mondiale passeranno, arriveranno e partiranno da Pesco Costanzo. Sì, buonasera a tutti innanzitutto e ribadisco quello che stava dicendo lei, ci sentiamo al centro dell'attenzione perché nel breve giro di qualche anno organizziamo un altro importante evento sportivo di rilievo che è l'arrivo della seconda tappa del Giro d'Italia femminile. È una scelta che abbiamo in qualche modo programmato perché crediamo nel ciclismo come veicolo promozionale, uno sport immagine. E crediamo anche nella possibilità di intervenire in questo meccanismo virtuoso che è quello di rappresentarsi attraverso i media in maniera efficace. E che dire, il percorso è un percorso selettivo, duro, che però unisce alla durezza, alle caratteristiche tecniche, anche uno spaccato sulla nostra realtà ambientale, turistica in qualche modo, perché attraverserà un territorio bello, tutto quanto compreso nel Parco Nazionale della Maiella, e rientrerà a Pesco Costanzo attraverso la riserva naturale, una strada che attraversa la riserva naturale del Bosco di Sant'Antonio, che è una faggeta millenaria che tutti gli abruzzesi conoscono. Il paese si è preparato all'appuntamento con grande serietà, con grande puntualità, come del resto ha dimostrato di saper fare tre anni fa, come ha fatto efficacemente tre anni fa con l'organizzazione della tappa del Giro d'Italia, professionisti, e quindi aspettiamo tutti quanti questo evento sperando che tutto quanto vada a puntino, a cominciare dall'aspetto atmosferico e poi dalla parte logistica e anche da un punto di vista tecnico. Immagino che siano stati giorni, settimane molto impegnative per lei, perché organizzare un Giro d'Italia donne, una manifestazione di carattere non solo nazionale ma mondiale, sotto questo punto di vista non deve essere una cosa semplice. No, sicuramente non lo è, comunque la buona riuscita della manifestazione non è ascrivibile soltanto al sottoscritto, perché io
faccio il sindaco e poi ho avuto la fortuna, la possibilità di valermi della collaborazione di persone straordinarie in questo senso. Non faccio mestiere di piaggeria se ricordo prima fra tutti l'amico Virginio Rapone che è qui con me, che è qui con noi, il quale è un po' lo sponsor ideale di questa iniziativa, ci ha già dato il là per quanto riguarda l'organizzazione della tappa di Giro d'Italia professionisti ed è stato presente in maniera sostanziale nell'organizzazione e nell'assegnazione di questa tappa del Giro Donne a Pesco Costanzo. Abbiamo dalla nostra anche la presenza continua del presidente della Federazione Ciclistica Nazionale, dottor Di Rocco, il quale anche lui in qualche modo ha favorito questa assegnazione. Dobbiamo dire che viviamo come enti locali in un momento di grande difficoltà economica. Le varie finanziarie ci hanno falcidiato il bilancio, hanno prosciugato le voci che i comuni normalmente destinavano a queste attività promozionali. Quindi la difficoltà adesso è trovare le risorse economiche per poter sostenere questi eventi. Noi l'abbiamo fatto valendoci della collaborazione di molti sponsor, di persone in qualche modo sensibili a questo tipo di iniziativa e ci auguriamo che tutto quanto vada a buon fine. Allora glielo chiediamo subito a Virginio Rapone, non deve essere stato semplicissimo, anzi tutt'altro, organizzare una tappa del Giro d'Italia donne, soprattutto per un territorio come quello aquilano che, ricordava bene il sindaco, vive un momento di grandissima difficoltà. Sicuramente le maggiori difficoltà, come il sindaco ha sottolineato, sono state difficoltà di ordine soprattutto economiche, perché come diceva non dobbiamo nasconderci che il momento non è dei migliori sotto questo aspetto, però grazie alla sensibilità, alla buona volontà, come è stato detto, di diversi sponsor è stato possibile realizzare questa manifestazione. È una manifestazione che dopo la tappa del Giro d'Italia professionisti corona quello che è stato un po' un nostro sogno di amatori del ciclismo, di organizzare nelle nostre valli, nel nostro territorio, manifestazioni di alto livello tecnico. La seconda tappa del Giro Donne, che parte da Pesco Costanzo subito dopo la prima tappa, che è la Roma Velletri, che si disputerà domani, si snoderà tutta attraverso il Parco Nazionale della Maiella, partirà da Pesco Costanzo alle ore 12, la partenza ufficiale, dalle 10 ci saranno le operazioni preliminari, quindi di firma del foglio firma di partenza, giungerà verso, attraversando Rivisondoli e Roccapia, a Sulmona, per risalire poi verso Passo San Leonardo attraverso Paicentro. Ci sarà da sudare, quindi, mi pare. È una tappa molto dura, che metterà sicuramente a dura prova le atlete. Che teniamo conto che il Giro d'Italia professionisti vede il Giro d'Italia donne, il Giro Donne come viene chiamato, diciamo vede alla partenza il fiorfiore del ciclismo internazionale. Tra l'altro ci sarà alla partenza la nostra atleta, la migliore atleta attualmente, la Giorgia Bronzini, attuale campionessa del mondo. Ci sarà un gradito ritorno, il ritorno di Fabiana Luperini, che credo che è un percorso che gli si addice particolarmente. Concludendo quello che dicevo poc'anzi, il percorso, quindi attraverso poi ridiscendendo verso Campo di Giove, si giungerà a Canzano e quindi si tornerà a Pesco Costanzo, dove l'arrivo è previsto tra le 14.30 e le 15 in località Piazzale degli Sciatori. È un movimento quello femminile in forte ascesa. Sì, in Italia credo che il movimento ciclistico femminile possiamo sicuramente considerarlo alla pari del ciclismo professionistico. È una realtà che forse fino a qualche anno fa nemmeno noi credevamo di poter avere. Oggi possiamo dire che il ciclismo femminile in Italia è all'avanguardia, è competitivo in tutte le specialità. Luciano, proprio parlando di ciclismo femminile, poi si parla spesso, molto spesso, di ciclismo maschile, dimenticandosi però che tante volte parecchi risultati arrivano proprio dal ciclismo femminile, quando dei risultati che uno magari alla vigilia non si aspetta. Sì, hai perfettamente ragione, soprattutto perché il ciclismo femminile in questi ultimi anni ha salvato un po' la baracca del ciclismo. Le grandi medaglie di prestigio appunto sono arrivate da questo settore. Do ragione a Virginio quando dice che oggi secondo me è bene investire sul ciclismo femminile, perché
In questo ambiente si sono avvicinati anche degli ottimi sponsor, degli sponsor che hanno creduto molto in questo movimento, e credo far arrivare una tappa in Abruzzo a Pesco Costanzo sia anche, secondo me, un ottimo veicolo di comunicazione anche sul territorio, perché sicuramente queste manifestazioni, specialmente negli ultimi anni, sono seguiti veramente dalla comunicazione forte. E forse grazie anche a questo titolo iridato dalla Giorgia Bronzini, che sicuramente in questi ultimi anni ha qualificato molto il lavoro che c'è stato fatto anche da parte di questo settore. E soprattutto noi in questo settore abbiamo un grandissimo tecnico, uno dei tecnici più medagliati, che sta veramente dando una svolta a questo movimento che ha tantissima credibilità al nostro sport. Sindaco, anche perché ne abbiamo parlato spesso, poi chi viene a gareggiare nella nostra regione poi rimane incantato dalle bellezze che può trovare. Pesco Costanzo è un esempio di quello che di quanto di meglio si può trovare in Abruzzo. Beh, indubbiamente noi non sottovalutiamo l'aspetto promozionale, che per un'amministrazione pubblica è fondamentale. Il giro, io sono un appassionato di ciclismo e sicuramente ha una valenza spettacolistica indubbia, però da un punto di vista amministrativo è la promozione del territorio, la promozione della comunità, quella che resta al centro dell'iniziativa. Pesco Costanzo, come lei giustamente notava, non è secondo a nessuno per quanto riguarda l'offerta turistica, ha una valenza turistica sia per quanto riguarda la stagione estiva che quella invernale, possiede un ricchissimo patrimonio di storia, di cultura, di arte, ha un'attiva filiera agroalimentare, produce un artigianato artistico di grande qualità, quindi ha tutti gli ingredienti per proporsi al mercato turistico con grandi aspettative. Il turismo, la tappa del Giro d'Italia aggiunge qualcosa in più, ecco, un valore aggiunto che dovrebbe servire ulteriormente a velocizzare questo volano e questa attrattiva sulla nostra città. Proprio perché lei è un appassionato, immagino che non si fermerà al Giro d'Italia Donne 2011, c'è qualcosa in cantiere anche per il futuro, immagino di sì, comunque anche solo a livello ipotetico. Ma quando abbiamo fatto il Giro d'Italia uomini professionisti, pensavo di aver raggiunto, che come amministratore avevamo raggiunto il massimo dell'espressione organizzativa per quanto riguarda questo sport. Ho scoperto che c'è un Giro Donne che ha una valenza tecnica molto molto importante, forse anche da un punto di vista del settore femminile, forse anche più importante del giro ciclistico professionistico. E quindi mi sono lasciato sedurre da questa idea di organizzare la tappa. In futuro non metto limite alla provvidenza, noi come amministrazione non ci nascondiamo anche la possibilità di cogliere qualche altra opportunità che ci dovesse rendere disponibile durante il corso del nostro mandato amministrativo. Rapone, oltre alle scuole classiche ciclistiche, quelle europee, c'è da battere anche la concorrenza per le italiane, di nuove scuole, quelle che vengono d'altroceano, che sono molto emergenti, quella statunitense, quella australiana. Soprattutto sicuramente quella americana, quella considerando anche l'Australia. Io volevo brevemente riagganciarmi a quanto Luciano poco fa menzionava relativamente alla presenza in questo ambiente di uno dei tecnici più preparati del ciclismo femminile, Salvoldi, che viene anche lui dal settore dilettanti. Credo che Dino Salvoldi sia una delle migliori espressioni tecniche di quello che è il ciclismo in Italia, ed è soprattutto un giovane tecnico che ha saputo ridare, credo, credibilità ad un mondo, il mondo femminile, che fino a qualche anno fa era un mondo non perfettamente trasparente. Quindi lui ha saputo, attraverso alcuni meccanismi, l'innesto, attraverso alcune pratiche, ridare ampia credibilità a questo mondo, e i risultati gli stanno dando ragione. Perfetto, ci dobbiamo fermare solo per un attimo, continuiamo il discorso Giro Donne subito dopo un piccolo break.
Di nuovo in studio per la seconda parte di Velo. Prima di continuare il discorso relativo al Giro d'Italia Donne, una piccola parentesi, perché tutti i risultati, tutte le puntate le potete trovare sul sito www.velonews.it, che ha ripreso a pieno regime la propria attività, quindi adesso è super aggiornato. Dalla sera stessa o dalla mattina seguente potrete vedere il filmato intero relativo alla puntata del giorno prima, quindi non dimenticate www.velonews.it. Ma torniamo al Giro d'Italia Donne, tutti a caccia del titolo che nel 2010 è andato alla Abbott. Però Luciano, giustamente durante la pausa pubblicitaria mi facevi notare una cosa riguardo queste scuole ciclistiche straniere. Sì, diciamo che sicuramente il dominio di questo movimento è soprattutto fatto da quello straniero, anche se abbiamo la campionessa del mondo, la Bronzini. E questo perché? Perché all'estero c'è più tradizione, c'è stata più tradizione in passato di questo sport, però sono tutte campionesse che bene o male lavorano in Italia, corrono con team italiani, quindi sfruttano al massimo anche il nostro potenziale. E quindi il ciclismo italiano è sempre altruista a volte verso tutti i movimenti. Vedo anche quello dilettantistico, che in Italia gareggiano molti atleti stranieri sfruttando, sfruttando appieno i team italiani. Quindi, però poi alla fine noi riusciamo a, con queste atlete, con questi atleti riusciamo a, a cambiare, a confrontarci, a capire meglio le preparazioni dei corridori all'estero, le loro culture, quindi anche loro a noi danno moltissimo. Quindi ci sarà un Giro d'Italia da seguire con molta attenzione, anche se vedo grandi protagonisti saranno le straniere, con qualche nota positiva soprattutto dalla Bronzini, che da questo giro ha 2-3 tappe a sua disposizione, cioè tappe in volata dove potrebbe venire fuori la grande qualità di questa atleta. Però abbiamo la Bastianelli, la Gauderzo, la Baccaile, tutte ragazze che potrebbero anche ambire a una classifica che potrebbe onorare appunto tutto il nostro movimento. Una classifica che sarà condizionata inevitabilmente dalla tappa numero 7, perché si sale sul Mortirolo, e questa è una novità per il Giro Donne. Sì, una novità per il Giro Donne, questo fa capire quanta attenzione c'è in questo movimento. Quindi è un Giro Donne che inizia anche a calcare i grossi percorsi del Giro maschile. Il Mortirolo rappresenta anche per il Giro d'Italia maschile una delle tappe fondamentali appunto di un Giro d'Italia. Anche il Giro Donne appunto attraverserà questa tappa difficilissima, e veramente sono curioso di capire che tempi riusciranno a fare rispetto ai grandissimi tempi del ciclismo maschile. Quindi ci sarà molta attenzione su questa tappa, ma perché no su quella di Pesco Costanzo, perché conosco benissimo il percorso, quella di dopodomani e di sabato appunto a Pesco Costanzo, un percorso che partirà con alcuni chilometri pianeggianti, poi lunga discesa verso Sulmone, poi i girini risaliranno dal Bosco di Sant'Antonio, quindi ritorneranno verso il paese di Pesco Costanzo. Soprattutto negli ultimi chilometri dovranno affrontare salite che alla seconda tappa potrebbero anche essere difficili. Sindaco, con il Mortirolo la sua tappa non è la più difficile, ovviamente, ovviamente scherziamo, però, però comunque anche il Mortirolo, anche la presenza di una montagna così importante dà lustro all'intera manifestazione. Ma indubbiamente quello che dicevo prima è vero, il ciclismo femminile è cresciuto e il contenuto tecnico, la caratura tecnica delle atlete che partiranno a questo Giro d'Italia Donne è altissima, cioè c'è tutti i quadri del ciclismo femminile mondiale sono rappresentati in questo giro. È evidente che ogni tappa ha una sua connotazione, un suo contenuto tecnico. La nostra tappa è sicuramente non è paragonabile a quella del Mortirolo per quanto riguarda le difficoltà, quantunque il Mortirolo verrà affrontato dalle donne dall'altro versante, che non è quello degli uomini. Sicuramente è una salita impegnativa e arcigna. La nostra è una salita più dolce, una salita appenninica, che però, proprio per il fatto che si presenta alla seconda tappa,
sicuramente creerà qualche problema e darà un primo scossone alla classifica. Noi ci aspettiamo sicuramente un grande spettacolo, vinca, come si usa dire al solito, vinca il migliore, vinca la migliore in questo caso, l'importante è che sia onorato lo sport, sia onorato lo spettacolo, sia una bella giornata di divertimento per tutti quanti quelli che decideranno di passarla a Pesco Costanzo, e alla fine il risultato migliore sarà proprio questo qui, al di là di quello che potrà essere un'aspettativa di noi italiani per un successo di una strada della nostra nazione. Sì, poi mi piaceva notare anche le tappe di arrivo e di partenza di questo Giro Bio. Sì, c'è alla seconda tappa Pesco Costanzo, però hanno aperto le porte a questa grande manifestazione anche città famosissime come Roma, Forlì, Verona, Piacenza. Quindi questo a testimoniare quanta attenzione c'è sia nei grandi centri che nelle periferie. Quindi un Giro d'Italia che sicuramente ci piacerà seguire con molta attenzione, come l'abbiamo fatto anche negli anni passati, un giro dove ci sarà veramente agonismo. Tra le altre cose, prima stavamo vedendo alcune immagini di Pesco Costanzo, davvero centro bellissimo. Sindaco, per chiudere, il massimo immagino sia dopodomani poter premiare un'italiana all'arrivo della tappa. Ma me lo auguro, vorrei sottolineare quello che diceva Luciano Rabottini prima di me, già il fatto di essere insieme ad altre città, città di grande importanza nel panorama nazionale, insieme a città come Roma, come Verona, un piccolo paese di 1200 abitanti che ha, come dire, l'orgoglio di rappresentarsi a questo livello, è per me già un motivo di grande soddisfazione. Il grande risultato l'abbiamo di fatto raggiunto. Sicuramente se dovesse vincere un italiano sarà la classica ciliegina sulla torta. Mi auguro che questo succeda. E allora, complimenti ancora sia al sindaco di Pesco Costanzo del Cimmuto che a Virginio Rapone, che ci lasceranno alla seconda pausa, e ovviamente l'appuntamento è per dopodomani. Domani ci sarà l'apertura da Roma a Velletri, dopodomani Pesco Costanzo di 91 km. Rapone voleva aggiungere qualcosa. Solo precisare che l'evento verrà ripreso interamente dalla RAI e trasmesso giornalmente in coda al Tour de France per circa 20 minuti. Assolutamente sì, quindi copertura mediatica anche di altissimo profilo. Chiudiamo con il Giro Donne, perché lo scorso fine settimana ci sono stati i campionati nazionali. C'è stato anche in Italia, c'è stato il Tris di Giovanni Visconti, per la seconda volta consecutiva campione italiano, terza volta in carriera. Tra le altre cose, in casa si partiva e si arrivava da Cicatena, quindi in Sicilia, Visconti siciliano doc, ma con sulle spalle la maglia della Vini Farnese, squadra abruzzese. Altra squadra abruzzese, l'Acqua e Sapone Caffè Mocambo di Francesco Di Paolo, che ha corso il campionato nazionale e che ti sei comportato davvero molto bene. Mi dicevi poco prima di andare in onda, peccato perché ti sei staccato proprio all'ultimo giro. Sì, già al penultimo in salita mi ero leggermente staccato, ho avuto 20 km per riportarmi sui migliori. Lì praticamente ho pagato lo sforzo e proprio sulla salita finale ho ceduto il passo dei migliori, diciamo. Sembra essere Visconti davvero abbonato al campionato nazionale, è un ciclista probabilmente adatto proprio a questo tipo di corsa, le corse di un giorno. Sì, magari anche il periodo a suo favore, poi correva in casa, quindi a maggior ragione era l'uomo da battere. Poi è stata la sua squadra ha fatto proprio la corsa perfetta e lui si è dimostrato il più forte. Tra le altre cose, nella tua squadra positiva la tua prestazione, ma non solo, perché nella prima parte c'è stata anche l'azione di Alessandro Donati. Sì, noi come squadra sì, siamo partiti abbastanza bene con Donati in fuga. Purtroppo poi diciamo il nostro capitano di giornata, che era Proni, l'uomo che diciamo in questo periodo sta meglio di noi, che partecipavamo, è caduto in una curva e sono rimasto da solo con i migliori, c'ero solo io praticamente. Eh sì, infatti facciamo anche l'in bocca al lupo a Proni per questa caduta, con l'auspicio che si rimetta in sesto prima possibile. Luciano, un'altra grande prestazione non solo di Visconti ma di questa Farnese Vini, che continua a mietere successi.
Allora, sul campionato italiano mi voglio un attimo soffermare perché ritengo che la prova tricolore di sabato scorso è stata una delle più belle corse che ho visto negli ultimi 4-5 anni di ciclismo. Veramente un finale interessantissimo e sono stati protagonisti tutte e tre le squadre abruzzesi, sia l'Acque Sapone Caffè Mocambo, appunto con Donati in questa fuga iniziale, con Frusto della D'Angelo Antenucci. E anche Bagliani. Bagliani che è stato finale, sfortunato alla fine, si è staccato alla fine. Diciamo è stato troppo generoso, alla fine ha preso l'ultimo giro di questo campionato italiano con troppa foga e forse ha pagato un attimo in finale. Comunque è stato un campionato italiano veramente bellissimo, con un grandissimo Giovanni Visconti che era protagonista e favorito alla vigilia di questa prova, però ha confermato con un grande prova di forza, diciamo tatticamente ha capito tutte le mosse dei suoi avversari, anche in un finale ad 8 dove aveva a che fare con tre della BMC, Sant'Ambrogio, Ballan e Santa Romita, quindi un finale era difficile da gestire, anche quando sei fortissimo, però quando hai tre compagni di squadra contro è veramente difficile. È stato veramente un grande campionato italiano, una vittoria della Vini Farnese che con questa vittoria sicuramente conferma tutto quello che di buono aveva fatto vedere dall'inizio della stagione e soprattutto gli uomini della Farnese con Giordani e Gatto, che sono stati secondo me gli uomini più decisivi in questa prova di Visconti. Vediamo la volata appunto del siciliano che vince proprio in casa, quindi una gioia estremamente bella. Praticamente si è tolto la maglia tricolore per un giorno solo, perché poi l'ha rimessa subito. Poi attaccatissimo a questa prova tricolore, un corridore che al terzo anno che vince questo campionato italiano, forse questo è la stagione più importante di questo ragazzo, che aveva bisogno anche di una consacrazione, anche se obiettivamente gli manca una grande classica, una classica che potrebbe arrivare anche a fine stagione con un grande Lombardia, perché ha delle grandissime qualità, ma secondo me è un corridore portato anche a un campionato del mondo. Avevo letto delle dichiarazioni in questi giorni di Paolo Bettini sulla formazione probabile di questo campionato del mondo, un mondiale che non si addice tantissimo alle caratteristiche di Visconti, perché ci vorrebbe un mondiale molto più duro, però ritengo che questo è un atleta molto intelligente, è un mondiale, a parte il percorso, a parte la grande condizione, ci vuole una grande abilità di gestione. Visconti ritengo che sia obiettivamente l'uomo che ci può dare in questo momento in Italia le maggiori garanzie per quanto riguarda le corse di un giorno. Visconti che si è rifatto con gli interessi di quella volata al Giro d'Italia al veleno, con squalifica annessa subito dopo il traguardo, però interessante da notare, volevo farlo con Francesco, vincere un campionato italiano è già una grande soddisfazione, vincerlo due volte consecutive, tre in carriera è enorme, vincerlo addirittura in casa è il massimo? Il massimo, secondo me era proprio l'atleta da battere e lui ha vinto, cioè è la cosa più difficile di tutte, diciamo. È come poi dire se un abruzzese, scusami, vince. Francesco, vincesse un campionato italiano, il trofeo Matteotti, sì. Quindi il massimo della soddisfazione. Per vincere queste gare, Francesco, prima Luciano giustamente parlava anche di una condizione psicologica che ci vuole, ecco, forse tu hai pagato proprio questo? Cioè forse sei partito, sei sbilanciato un po' troppo? Sì, praticamente diciamo che la gara non mi si addiceva tanto, perché era molto molto dura, a pensare che il vincitore aveva fatto 36 di media, quindi in una gara professionisti non ricordo queste medie così basse, non perché siamo andati piano, ma proprio perché il percorso oltre al percorso era anche molto caldo, c'è stata una giornata proprio molto molto impegnativa, molto dura. Molto. Non c'è stato il campionato nazionale solo in Italia, c'è stato anche negli altri paesi, ci sono state molte conferme in Svizzera Cancellara, in Belgio Gilbert, poi c'è Chavanelli in Francia,
Sorensen in Danimarca, Frank Schleck in Lussemburgo, però Luciano ci sono stati anche molti sconfitti di peso, e parlo di Alberto Contador in Spagna, di Čolek in Germania, di Kolobnev in Russia, di Ushov in Norvegia, insomma parliamo di sì, Bonen in Belgio, parliamo di corridori che aspiravano a portare la maglia del proprio paese. A volte quando i grossi campioni arrivano secondo, secondo me c'è qualcosa di losco, diciamo, oppure dei debiti da pagare del passato. Alberto Contador secondo me poteva tranquillamente vincere questo titolo spagnolo, però lascia vincere Rojas. Sì, perché probabilmente sa i favori che questi atleti devono ricambiare durante la stagione. Io ritengo che poi i grossi campioni hanno voglia di misurarsi nei grandi giri, nei grandi palcoscenici del ciclismo, quindi da sabato prossimo partirà anche il Tour de France e lì vedremo i grandi campioni battagliarsi e lì sicuramente grossi scontri non ci saranno. E quindi a volte questi risultati un po' strani delle classifiche dobbiamo accettarli come sono. Quindi Rojas e la Movistar potrebbero essere un alleato da partire da sabato della Saxo Bank di Contador? Ma diciamo che ci sono le alleanze tra campioni, tra squadre, tra situazioni di comodo, quindi ma niente di illecito, assolutamente no. Tutte cose che i grossi campioni a volte fanno vincere un uomo di favore che potrebbe ritrovare sulla strada, quindi a volte per Contador vincere un titolo di campione spagnolo secondo me non conviene nemmeno per un grande leader. Perché? Perché a volte la maglia di campione nazionale non ripaga i grossi investimenti degli sponsor. Io mi ricordo quando correvo negli anni dell'Ariostea, il padron dell'azienda diceva: guardate, il titolo italiano se potete anche non vincerlo, perché a noi ci interessa più che voi correte con la maglia sociale, perché la maglia sociale a livello di comunicazione rende molto di più che la maglia tricolore di ogni nazione. Quindi io penso che la vittoria, la non vittoria di Contador al campionato spagnolo possa rientrare anche sotto un profilo d'immagine aziendale, che potrebbe anche non interessare, però a Contador interessa il Tour de France. Da sabato lo troveremo sulle strade del Tour, sarà sicuramente grande protagonista di questa grande corsa francese, e avrà anche tantissimi avversari in questa grande prova. Viene da un Giro d'Italia dove ha esaltato un po' tutti, il pubblico italiano, quindi noi ne siamo riconoscenti per la grande prestazione che ha dato questo grandissimo corridore spagnolo in Italia, però adesso ci sarà il Tour e vedremo che cosa ci potrà regalare questo grandissimo personaggio dello sport mondiale. Andiamo a vedere allora il promo di presentazione del prossimo Tour de France che parte sabato.
Fantastico, fantastico davvero il percorso della Gran Boucle. Si parte sabato, un percorso che coinvolgerà anche il nostro paese. Avete visto tutte le tappe in un concentrato di 2 minuti. Si arriva a Pinerolo. Io però per il momento ci dobbiamo fermare. Prima però devo salutare il sindaco di Pesco Costanzo, Pasqualino Del Cimuto, che ringrazio per essere tornato a trovarci. Grazie sindaco. Grazie a voi. E Virginio Rapone, segretario del CONI Abruzzo, grazie per essere stato in nostra compagnia e ovviamente in bocca al lupo anche a Pesco Costanzo per la seconda tappa del Giro Donne, sempre di sabato 2 luglio. Noi ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo con Velo. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. Passoni, De Rosa, Coppi Carrera e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali e ciclocomputer. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Elecom. Materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo. Prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. Elecom, via Verrotti Montesilvano. Ara, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza.
più conveniente? Naturale! È Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu. Da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona. Tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Nuovo in studio per continuare la parentesi legata al Tour de France che parte sabato con Francesco, con quali favoriti? Ovviamente Contador perché è il campione uscente, poi ci può essere, soprattutto per quanto riguarda gli italiani, qualche outsider? Basso, diciamo che per lui è l'unica corsa importante della stagione, l'ha puntato tutta la stagione su questa tour, quindi farà sicuramente bene. Una domanda, puntare come ha fatto Basso tutto sul Tour de France può essere un vantaggio da un punto di vista di preparazione, ma uno svantaggio nel momento in cui poi le cose non dovessero mettersi esattamente come vuole? Sì, sicuramente è un rischio, però lui si sa preparare bene e sicuramente arriverà al 100% a questo tour. Però poi giustamente in corsa sono mille incognite, quindi mi auguro che non vada tutto al migliore dei modi. Luciano, un percorso ovviamente un po' più semplice del Giro d'Italia, non ci sono le grandi salite che abbiamo visto nella Corsa Rosa, e però il Tour de France è pur sempre il Tour de France. Diciamo che quest'anno il Tour non è difficile tanto quanto il Giro d'Italia per quanto riguarda il discorso altimetrico, però ritengo che il Tour sia sempre la corsa più difficile da interpretare perché ci sarà da fare il conto con le condizioni atmosferiche innanzitutto, perché in Francia se dovesse far caldo fa veramente caldo, se dovesse piovere sarà difficile anche interpretare la corsa con l'acqua, con il freddo. Quindi ritengo che il Tour sia la corsa più difficile perché arriva in un momento di stagione, proprio quella centrale, molto difficile. Si va prima sui Pirenei e poi sulle Alpi. Prima sui Pirenei, poi sulle Alpi, prima di andare sui Pirenei ci saranno tappe pianeggianti dove i velocisti faranno i padroni di casa, con Cavendish, Uschov, Farrar e Goss che saranno gli uomini più veloci, con Petacchi, l'italiano Petacchi che l'anno scorso ha corso un tour veramente da protagonista, vincendo appunto anche la maglia verde che rappresenta dopo quella, la maglia gialla, la maglia più importante del Tour de France. Per quanto riguarda la vittoria, sicuramente Contador parte con i favori del pronostico, e per lui vincere il Tour quest'anno sarebbe veramente una cosa di prestigio perché ha vinto anche il Giro, quindi farebbe una coppiata molto importante che per lui sarebbe la prima volta a coppiare Giro e Tour. Sappiamo tutti che è un grandissimo campione, ma come abbiamo detto il Tour è difficile, c'ha Schlecker, un giovane emergente del movimento mondiale, quindi uno Schlecker che sicuramente darà battaglia a far sì che Contador non vinca questo tour. Poi c'è Sanchez, c'è l'olandese Gesing, Cadel Evans e soprattutto il vecchio Vinokurov, che da questo atleta, pur 37enne, le sue prestazioni sono sempre ad altissimo tasso tecnico. Per quanto riguarda appunto gli italiani, Basso e sarà l'uomo che ha puntato molto a questo Tour de France, una Liquigas che ha deluso molto al Giro d'Italia, quindi una Liquigas che da questo Tour si aspetta tantissimo. Un Cunego, diciamo che da questo grande corridore ci si può aspettare di tutto, potrebbe vincere qualche bella tappa, come potrebbe anche curare in modo dignitoso una classifica.
Allora ti faccio una domanda: perché ci sarà per la Lampre? Ovviamente non ci siamo dimenticati di Malori, campione italiano a cronometro, quindi nella cronometro di Grenoble di 42 km avrà la maglia di campione italiano per la Lampre. Per la Liquigas ci sarà Daniel Oss, che è un giovane da cui ci si aspetta tanto. Il banco del Tour de France può essere la vetrina giusta per questo ragazzo? Ma io ritengo sia per Oss che per Malori il Tour de France deve essere una grande scuola, una scuola di ciclismo. Da questi ragazzi non è che ci possiamo aspettare delle prove eclatanti, specialmente da Malori probabilmente ci possiamo aspettare una bella prova a cronometro, però sono ragazzi che vanno al Tour per imparare il mestiere, perché dal Tour de France veramente una grande scuola di ciclismo, e questi ragazzi soprattutto devono imparare tante cose. Per quanto riguarda Petacchi, volevo spendere ancora due parole da questo atleta che è veramente un grande professionista del nostro movimento. In questi giorni è nata, come molti sapranno, la grossa polemica che probabilmente non sarà presente a un mondiale dove gli si diceva tanto. Addirittura ha un'idea di poter trasferirsi all'estero, quindi Petacchi potrebbe correre in un mondiale con una maglia non italiana, quindi ci dispiacerebbe questo, ma le scelte in questo momento di una federazione che sta facendo tanto per la lotta al doping va a punire anche a volte campioni come Petacchi, che ha onorato alla grande in questi anni questa grande professione. Allora, appuntamento da dopodomani con il Tour de France, parte la Gran Boucle, tutti a caccia della maglia gialla. Ma noi dalla Francia ci torniamo a casa nostra, perché c'è stata la Gran Fondo a Fara San Martino, che avevamo presentato un paio di settimane fa. Si è svolta, ha vinto Tommaso Elettrico, Vito Buono secondo, sempre della stessa squadra di Tommaso Elettrico. Io volevo da Roberto Nanni un bilancio della giornata e poi sulla vittoria proprio di Elettrico. Il bilancio giornata, questa è la 14ª edizione, abbiamo messo i sigilli anche a questa manifestazione, a questa gara di domenica scorsa. Il bilancio, da come l'abbiamo visto noi organizzatori, non può che essere positivo. Abbiamo riscontrato un buon numero di iscritti, un buon numero di partenti, un buon numero di atleti arrivati. Le premesse per fare una bella manifestazione c'erano tutte, e alla fine anche i partecipanti ci hanno onorato rendendola bella. Come dicevi tu, la parte del leone l'ha fatto la Team System con il primo e il secondo posto nella Gran Fondo, con Tommaso Elettrico e Vito Buono. Abbiamo visto alla partenza, erano presenti il team manager dell'Acqua e Sapone Palmiro Masciarelli e anche il corridore della Lampre Alessandro Spezialetti, due presenze di prestigio. Sì, sono stati nostri ospiti, hanno voluto onorarci della loro presenza, sono amici del qui a fianco a me di Michele, ci conosciamo da anni e quindi hanno risposto al nostro invito onorandoci della loro presenza. E quando ci stanno personaggi di questo genere, anche chi partecipa si sente un po' professionista anche solo per un attimo quel giorno. Tutto sommato possiamo dire che la manifestazione ormai l'abbiamo collaudata sia a livello di organizzazione che a livello di percorso, ci dice bene, speriamo di poter sempre migliorare col passare degli anni. Aruffo, abbiamo parlato prima delle bellezze di Pesco Costazzo, però il Parco Nazionale della Maiello non è niente di, da invidiare. Effettivamente è così, noi in Abruzzo abbiamo bellissimi paesaggi e questa nostra manifestazione vuole rappresentare proprio questi paesaggi del Sancro Aventino, del Sancro fino della bellezza del Parco Nazionale della Maiella. In questa occasione io voglio soltanto ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di organizzare questa Gran Fondo, come il Pacifico del Cecco di Fara San Martino, l'Hotel Camerlengo con Antonio Tavani, e poi tutti i volontari come l'associazione Pegaso che effettivamente ci hanno onorato, nel senso che
specialmente un atleta è caduto dopo tre quarti d'ora, già era in ospedale, quindi effettivamente dato anche per il soccorso, per il soccorso, sì, il soccorso. E poi è una bellissima giornata anche a livello esercistico, questo voglio dire. Sì, abbiamo visto tanto sole, queste sono le immagini, sì, della Gran Fondo di Fara San Martino, sole, abbiamo visto anche tanto buon umore e soprattutto tantissimi partecipanti. Ah, sì, erano iscritti più di 500 partecipanti, sono, noi facciamo parte di un circuito degli italici, poi con gli abbonati, con, però sono partiti più di 400 e qualcosa di partecipanti. Effettivamente è andata come volevamo. Ci aspettavamo forse qualcosa in più, come ho detto nella precedente trasmissione che erano stati qui, che aspettavamo un po' di atleti dell'Abruzzo, però noi ci accontentiamo lo stesso. Nanni, praticamente mi pare di capire che chi è della nostra regione quasi, quasi no, non corre in casa, o no? O è solo una coincidenza? Non lo so, coincidenza, non direi coincidenza. Molte persone secondo me snobbano la nostra manifestazione credendola dura. Effettivamente è così? È una manifestazione impegnativa, una gara impegnativa, però io l'ho detto la settimana quando siamo stati qua nella presentazione, su 500 persone ci sono 20 che vanno forte, quindi tutti possono partecipare, cioè anche noi partecipiamo, arriviamo quando arriva, però ci godiamo un posto, un paesaggio bellissimo. Quello che ci gratifica tanto, a noi dispiace che i locali abbiano risposto non meno di tanto, quanto vi aspettavate. Esatto. Io volevo sul percorso, ho visto il percorso con 1800 metri di dislivello. Su una Gran Fondo, tutto sommato, non è un dislivello enorme rispetto a percorsi molto più importanti del panorama ciclistico nazionale. Una cosa è certa, che adesso però la concorrenza è forte. Se fino a 5, 6, 7 anni fa di Gran Fondo in Italia, sì, ce ne erano settimana per settimana, adesso a volte sul territorio ce ne sono anche 2, 3, quindi si entra in concorrenza anche sulle manifestazioni. Poi devo dire che obiettivamente già da quest'anno e dall'anno scorso a livello di partecipazione secondo me l'Abruzzo è cresciuto molto. Sì. Abbiamo bisogno ancora di alcune stagioni per poterci affermare con le manifestazioni del nord, però obiettivamente siamo arrivati a 500, 400, 600 persone. Quindi sì, da noi, io ricordo le prime edizioni che abbiamo organizzato, 250, 260, 280, quando si arrivava a 300 era un successo. Noi il boom grande fino adesso in 14 anni l'abbiamo fatto l'anno scorso con 650 iscritti. Quest'anno non ci aspettavamo di nuovo 650, però diciamo che siete in linea indicativamente. Abbiamo capito che ci attestiamo in quelle Gran Fondo che fanno 450, 500, 550 partenti. Dobbiamo cercare di fare qualcosa, secondo me dobbiamo organizzare qualcosa partendo già da adesso, ma di contorno anche per le famiglie che arrivano, che vengono con insieme ai partecipanti. Noi dobbiamo organizzare qualcosa anche il giorno prima o i giorni prima, quindi in modo da portare un movimento maggiore di persone. Quindi è questo quello che manca ancora alla nostra regione per poter pensare di fare il salto di qualità, cioè creare un'intera, oltre all'evento, un qualcosa di contorno che attiri non solo per la manifestazione in senso stretto, ma anche per chi accompagna o chi comunque vuole fare una gita, stare comunque in determinati luoghi. Posso dare un consiglio? Assolutamente sì. Un'idea? Come no? Potreste organizzare la mattina la Gran Fondo e il pomeriggio una gara di giovanissimi, in modo che i genitori che corrono la mattina, i bambini li fanno correre. Dicevo, cioè non sarebbe una cosa bella fare qualcosa del genere, ma anche il giorno prima, anche con il giorno ragazzi, prima organizzare qualcosa. Ci dobbiamo provare, c'è uno sforzo ancora maggiore, però noi ce la metteremo tutta, perché un'altra cosa che sarebbe da evitare è quella di far coincidere, specialmente in Abruzzo, lo stesso giorno
due gare, oppure anche regioni vicine, perché un corridore che di Pescara c'è una Gran Fondo a Fara, fa 80 km e viene, se c'è una Gran Fondo a San Benedetto ne fa 50, preferisco di questi tempi risparmiare 30 km e vado a San Benedetto, quindi bisognerebbe cercare di veicolare meglio tutte queste gare nel territorio. Tante volte quindi il tipo di percorso e la lunghezza possono inficiare più o meno la partecipazione, c'è chi a un certo punto dice beh, preferisco fare una gara un po' più semplice. Ma dipende, perché dopo ci muoviamo da qui, andiamo alle Dolomiti, facciamo 5.000 metri di dislivello e nessuno dice quindi niente. Poi è vero fino a un certo punto. Andiamo a fare le Nove Colli su 200 km, sono a detta di chi ci è andato è una gara dura, si va a fare la Pinarello, si va a fare la Mortirolo. Domanda provocatoria, solo per chiudere, perché poi dobbiamo andare a sentire le interviste ai vincitori. Tante volte è il nome della manifestazione che trascina. Ovvero vado a fare le Dolomiti piuttosto che il Parco Nazionale della Maiella. Sicuramente sì, le Dolomiti è una macchina, è un'industria. Cioè, la nostra non è un'industria, la nostra è un'associazione di persone che cercano di organizzare nel migliore dei modi un evento. Le Dolomiti è un'industria che è inarrivabile secondo me da nessuno. Forse neanche dagli organizzatori del Giro d'Italia riescono a veicolare tutte quelle persone intorno. Per esempio anche la Nove Colli secondo me è una manifestazione dove partono 25.000, in alcune stagioni sono partite 25.000 atleti o praticanti, come vogliamo definirli. Una cosa è certa è che queste organizzazioni si sono cresciute, hanno anche investito molto in questi 25 anni, anche a livello organizzativo, hanno dato garanzia a chi partecipava. E io ho avuto la maniera e la fortuna di poter partecipare alla Nove Colli e ho visto che a livello organizzativo sicuramente non manca niente e di più, cioè a livello sicurezza, a livello anche emozionale. Io ho fatto 10 giri d'Italia, però obiettivamente mi sono emozionato anche a una Nove Colli, questo per far capire che quando l'evento riesce a darti questi tipi di emozione, garantito che l'atleta ti ritorna l'anno dopo. Io, come ripeto, in Abruzzo secondo me arrivare già a 500 partecipanti è un bel successo. Dobbiamo crescere, ma non deve crescere solo la Gran Fondo di Fara San Martino, ma deve crescere tutto il nostro movimento, però dobbiamo avere anche la pazienza e crescere anno per anno. Assolutamente sì, allora dicevamo la vittoria per quanto riguarda il percorso lungo è andata a Tommaso Elettrico, secondo Vito Buono, terzo Paolo Di Leonardo. Queste sono le voci dei vincitori, poi facciamo un piccolo break pubblicitario e torniamo dopo la pausa per l'ultima parte di Velo. Una gran bella affermazione quella di Tommaso Elettrico, che ci racconta la gara in 30 secondi. Ah, grazie innanzitutto, niente, è stata una gara davvero dura, siamo rimasti sulla salita quella lunga, ho capito subito di essere in una buona condizione, siamo rimasti già in due, non abbiamo voluto forzare più di tanto e insomma siamo rimasti in sei sotto all'ultima salita e all'ultimo chilometro abbiamo forzato i tempi e siamo arrivati a braccia alzate entrambi della stessa squadra. Vito Buono, compagno di squadra del vincitore, ha fatto sì insomma che il principe potesse alzare le braccia al cielo. Sì, dai, ci siamo organizzati bene oggi, sulla salita lunga siamo scollinati in due, cioè praticamente ci siamo accorti che avevamo una marcia in più in salita. Ci siamo controllati perché poi in discesa ci sono rientrati sotto un altro sei corridori più o meno. E poi all'arrivo abbiamo fatto la differenza. Al di là del piazzamento siete comunque una coppia vincente, perché avete preso con il giusto spirito questa manifestazione. Ripeto, esulando da quella che è la competizione agonistica vera e propria, come avete affrontato la corta?
Beh, è stata una bella gara, la prima volta che mi sentivo bene nonostante la salita. Sicuramente io non sono una scalatrice, per cui per me era difficile, ma insieme a lui, essendo una coppia, sono andata molto bene oggi. Quindi era lui che ti è stato dietro? Sì, lui è stato il mio gregario, lo ammetto. Senti, dobbiamo anche valutare dal vostro punto di vista anche quello che era la cornice naturale davanti a voi, un percorso bellissimo da ammirare. Ma la Maiella riserva sempre bei percorsi, bei scenari, poi certamente quando si è sotto sforzo hai poco tempo a vederlo, però ne vale la pena veramente. Che importanza date a questa manifestazione dal punto di vista organizzativo, dall'impegno che riserva per tutti i 500 corridori? A livello organizzativo è un grande sforzo che fanno gli amici dell'Hotel Camerlengo, che sono ormai decenni che lo fanno, come organizzazione abbastanza rodata, poi loro hanno esperienza, sono molto bravi, ci mettono molta passione e molte risorse, diciamo. Sono supportati anche da persone appassionate del posto e anche fuori, e meritano il successo che hanno. È bello anche il dopo corsa, questo è un territorio dove acqua, pasta e prodotti tipici la fanno la padrona, tutti al pasta party. Esatto, tutti al pasta party e siamo contenti così, complimenti a tutti per l'organizzazione, soprattutto anche per la sicurezza, che è la cosa più importante in queste manifestazioni. Primo tra gli assoluti il nostro Gregory Bianchi, che in Abruzzo ottiene un successo del tutto particolare. È tutto particolare perché torno da un mese di infortunio che ho avuto la caduta, quindi anche per me è una grande sorpresa e sono molto felice di vincere qua, che è un bel percorso. Ti aspettavi soprattutto dopo il periodo di riabilitazione questo recupero immediato e addirittura arrivare in una forma smagliante già dopo le prime gare? Beh sì, perché un po' di allenamenti l'ho fatti e ho visto che in salita me la cavavo bene, quindi ho cercato sempre di risparmiare su quell'altri. Alla fine in discesa ho fatto la discesa in testa e mi sono arrivato sulla curva in testa e ho vinto la volata. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico per darvi oggi Rabottini Ciclisport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. Passoni, De Rosa, Coppi Carrera e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali e ciclocomputer. Rabottini Ciclisport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati. Noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare! Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. Dopo
Dopo 40 anni di esperienza nelle strutture di cemento armato, oggi vi diamo il meglio dell'edilizia con Costantini Costruzioni, tutto curato dal geometra Stefano Costantini. Costantini Costruzioni, via Genova 50, Silvi Marina. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. The person that you were has died. You've lost the sparkle in your eyes. You fell for life to its traps. Now you wanna bridge the gaps. Now you wanna bridge the gaps. Now you want that person back. And all your ammunition's gone. Run out of fuel to carry on. You don't. Elecom, materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo. Prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. Elecom, via Verrotti Montesilvano. Prima della pausa avete sentito le voci dei protagonisti del Gran Fondo di Fara San Martino. Allora rinnovo i complimenti sia a Michele Aruffo sia a Roberto Nanni, veramente una bellissima manifestazione che ha avuto anche il conforto dei numeri. Ovviamente vi aspettiamo per l'edizione numero 15 l'anno prossimo, sperando di fare risultati anche migliori di quelli già buoni di quest'anno. Assolutamente, con piacere vi ospiteremo. Chiudiamo la parentesi di Fara San Martino, andiamo ad Atessa perché ci sarà il prossimo 10 luglio la seconda Gran Fondo Colline del Sangro. Per parlarne abbiamo un rappresentante delle istituzioni, l'assessore Rocco Menna, e anche il presidente Nicola Orfeo del gruppo sportivo Tixania. Queste sono le immagini relative all'edizione, la prima edizione dell'anno scorso, che tra le altre cose ho fatto da protagonista perché feci io per intero il percorso e il servizio relativo, quindi sempre un piacere rivedere le immagini. E ricordo, assessore, che fu davvero una bella giornata e soprattutto bellissimi paesaggi. L'anno scorso la prima edizione è stata, secondo me, è stata bellissima. Abbiamo avuto un buon successo. L'organizzazione, questo lo dobbiamo sicuramente alla GS Tixania, che comunque ci hanno messo veramente l'animo per organizzare. Quest'anno la seconda edizione l'abbiamo inserito in un progetto, il progetto Tessiadi, è un progetto di una settimana di 9 giorni di sport che si fa nella nostra città, e sabato, proprio sabato 2 di luglio, ci saranno le inaugurazioni, quindi la serata inaugurale con la sfilata di tutti gli atleti, compresi i ciclisti e tutti. E quest'anno abbiamo voluto inserire in questa manifestazione per diciamo promuovere quello che è lo sport a testa,
lo sport in generale. Ci sono ben 47 discipline sportive, e quindi di cui 34 discipline agonistiche e 13 discipline dimostrative, che si disputano in tutta la città, dal corso all'ultimo piano dei parcheggi, i cambi da tennis, da calcio, hanno impegnato tutti gli impianti e tutto quanto. Per quanto riguarda lo specifico della Gran Fondo dell'anno scorso, abbiamo veramente ricevuto i complimenti da parte di tutti i nostri ospiti, gli atleti che hanno partecipato, quindi significa che la macchina organizzativa è stata perfetta. E anche il pasta party finale con porchetta, e quindi diciamo che noi abbiamo anche la fortuna di avere, ringrazio gli alpini che sono sempre disponibili, che oltre a fare il servizio d'ordine che con la protezione civile, poi ci organizza anche uno splendido pasta party. Quindi quest'anno si sta riorganizzando questa manifestazione della Gran Fondo il 10 di luglio, per quello che mi risulta, ma questo sicuramente ce lo dirà il Presidente e gli organizzatori, pare che si stiano muovendo bene con delle bellissime sorprese che andranno nei parchi gara e nella giornata del 10 luglio, quindi sicuramente gli ospiti rimarranno comunque soddisfatti come l'anno scorso. Io volevo allargarmi un attimino al discorso dei doppioni, che prima si parlava che si organizzano, molto spesso si organizzano più manifestazioni. Sotto un certo punto di vista ci può stare, perché comunque si crea la competizione, quindi si aumenta la qualità, si offre più servizi e di conseguenza l'atleta può scegliere. Da un'altra parte sono aumentati i numeri dei ciclisti che partecipano a queste manifestazioni, e ciò significa che è bene che hanno un calendario molto più vasto. Però la cosa che io voglio lanciare un appello alle federazioni, cioè le federazioni a un certo punto, che poi sono i punti di riferimento delle associazioni locali, bene che si organizzassero, anche loro, e magari a cercare di darci degli indirizzi, di dare degli indirizzi alle associazioni locali per non far creare i doppioni. E poi ci sono più federazioni e molto spesso si creano delle concorrenze al di dentro delle federazioni stesse, quindi anche loro, se riuscissero a organizzarsi e a parlare tra di loro, secondo me si potrebbe dare un po' di spazio in più a chi organizza, e nello stesso tempo la settimana successiva si può organizzare un altro comprensorio. Quindi questo potrebbe essere una migliore razionalizzazione degli eventi. Presidente Orfeo, vedevo il percorso, tra le altre cose, io e lei lo scorso anno l'abbiamo fatto insieme, perfetto, il percorso perfetto. In macchina, e bravissimo. Stavo vedendo che più o meno ricalca quello dell'anno scorso, il percorso si parte da Tessa, poi a Casalanguida, chi fa il percorso corto torna subito da Tessa, chi fa il percorso lungo va verso Cerni, Pollutri, Casalbordino, per poi ritornare ad Atessa. Non è un percorso impegnativo, diciamo che si sale fino ai 800 metri circa, e quindi in pratica lunghi 140 km, il corto è 93, quindi per gli atleti penso che diciamo è un percorso facile. E per quanto riguarda l'organizzazione, in pratica dovremmo riuscire abbastanza bene, visto già l'anno scorso. Noi siamo una squadra di circa 60 iscritti, quindi da 16 anni che esistiamo, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio, ma pensiamo di riuscire, perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo bene. Ovviamente noi ci aspettiamo che lei ci dica le sorprese che prima non lo possiamo dire, oppure è meglio scoprirle il 10 luglio. Ovviamente per cercare di fare in modo che l'indeciso venga da Tessa. Perfetto, e comunque anche al di fuori delle sorprese, un percorso davvero, è una gara
davvero da non perdere. Io innanzitutto comincio con il ricordarvi i prossimi impegni, i prossimi eventi. Prima però, ancora una volta, vi ricordo che sul nostro sito www.velonews.it potrete trovare già dalle prime ore di domani l'intera puntata di questa sera, e poi news sempre aggiornate ci accompagneranno fino alla prossima puntata di giovedì prossimo. Troverete anche le prossime gare che adesso vi elenco, ovvero il 2 luglio, quindi sabato, per i giovanissimi a Collarmele, provincia dell'Aquila, e la terza tappa Challenge Abruzzo Marche, organizzazione ASD Avezzano Mountain Bike. Per quanto riguarda gli amatori, a Magliano dei Marsi, provincia dell'Aquila, trofeo Santi, Giovanni e Paolo, valevole quale prova Abruzzo Cup. Il 3 luglio, quindi domenica, giovanissimi a Silvi Marina Memorial, Paola Ciapanno, organizzazione ASD Aran Cucine, D'Angelo Antenucci, BLS Farnese Vini. Allievi ad Alba Adriatica in provincia di Teramo, 42esima gara per allievi, 17esimo trofeo GS Preforn. In mountain bike tutti, per quanto riguarda esordienti allievi, percorso ridotto sempre a Collarmele in provincia dell'Aquila, il sesto gran fondo i sentieri del lupo, sentieri del sole e dei sapori, organizzazione ASD Avezzano Mountain Bike, che quindi organizza sia il 2 sia il 3 di luglio. Altri eventi, ovviamente il 10, da non perdere la seconda gran fondo Colline del Sangro ad Atessa. Poi, a partire da sabato, Giro d'Italia Donne e Tour de France. Io comincio con salutare e ringraziare gli ospiti. Ciao Luciano, ci vediamo noi giovedì prossimo per il diciannovesimo appuntamento con Velo. Ringrazio Francesco Di Paolo dell'Acqua e Sapore Caffè Mucambo, il presidente del gruppo sportivo Tixania, Nicola Orfeo, Roberto Nanni e Michele Aruffo, presidente del Ciclo Club e presidente onorario del Ciclo Club, e complimenti ancora per la manifestazione di Fara San Martino, l'assessore al comune di Atessa Rocco Me, anche Giuseppe Cirigliano e Camillo Fortunato, sempre del gruppo sportivo Tixania. Per questa sera è davvero tutto, noi ci vediamo giovedì prossimo sempre con Velo. Grazie e buonasera.